Buongiorno amici, questo è il mio primo giorno a Napoli con Alessandra che sta dormendo e dobbiamo cercare di svegliarla perché non si sta svegliando. Alessandra, oggi dobbiamo andare a vedere Napoli sotterranea e vi portiamo con noi. Alessandra, ora li andiamo. Alessandra. Alessandra non è qui e non ho sentito che si svegliava prima però. Alessandra! Dove sei? Gli sta facendo uno scherzo sicuramente. Tanto io so che è così perché lo sapeva che si registrava stamattina. Alessandra! Andiamo a vedere in terrazzo. Ale! Mi sta facendo sicuramente uno scherzo. Andiamo a vedere in terrazzo fuori. Vediamo qui. No. Qui non c'è. Ma perché queste cose di prima mattina? Io voglio andare a vedere Napoli sotterranea. Ale! Comunque questa cosa mi sta preoccupando perché non ha mai fatto così. Ale! Andiamo a vedere se è in bagno. È qui? Eccola! Si è addormentata? Ale! Ale! Ma che ti sei addormentata? Ale! Ale! Ragazzi, perché non si sta svegliando? Ale! Ale, mi fai preoccupare, la smetti di dormire? Ale! Questo chi è? Che cosa sta prendendo? Devo aprire. Ale! No! La porta è chiusa, chiave! È chiusa! Ale! 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 Devo riuscire? Ok! Ale! Ok! Ti aiuto! Ale! Sei tanto per nulla! Ma come faccio? Ok, devo riuscire a salire! Aiuto! Ale, dove sei? Ale, dove sei? Sei qua? Ale, che sta facendo? Che sta facendo, Ale? Ale, aiutami! Ale, lasciala! Ok, devo prendere la sedia. Ora vedete che cosa faccio. Ale, arrivo. Lasciala! Tirati in testa! Vattene via da qui! Vai! Perché ti tiro la serie in testa! Togli questa testa, Ale! Togli la testa! Togliamogli la testa a questo qui! Ale! Vai via! Vai via. Ok! Ok! Ale! No! Lascialo stare, ti prego. Vattene via. Ti giuro che la tiro in testa, te ne vai via. Levati. Ale, fai qualcosa. Cosa devo fare? Aiuto. Aiuto. Ale, Fiocco, vai via. Ale, dove sta andando? Lascialo andare. Vattene via, vattene. Madonna, buccia qui sotto. Chiudi. Ok. Vatti a cambiare. Ciao. Muoviti. Ok, vado a cambiarmi. Allora, scarpe. Ok, Ale, cambiamoci. Ok, io non so che cosa prendere. Ok, mi metto questo. Ok, perfetto. Devo fare veloce, Ale. Muoviti, fai veloce. Io ho fatto. Ok, aspetta. Ma... Ale, passami le scarpe qui. Che cosa vuole da te, me lo spieghi? Non ho idea. Ale, mi aiuti? Aiutami. Devo aiutare. Ma mi spieghi dove vuoi andare giù? Me lo spieghi, dove? Aspetta, dobbiamo andare dai miei genitori che ci aspettano a Napoli Centro. Così andiamo da loro, chiediamo aiuto. Vai, chiudi, ok. Charlotte.
Ale? Sherlock? Che sta succedendo? Non vedo niente. Ale, vai a prendere il mio telefono, veloce. Dov'è? Ale, non so dove... Ah! Aspetta. Accendi la luce. Ok, ma io vado a prendere anche il tuo aereo. E non lo basta. Io vado a prendere... Ale, che sta succedendo? Aspetta, Ale. Fiocco! Dov'è il tuo telefono? Dov'è il fiocco? Ho preso il fiocco! È qui? Sì! Fiocco! Aia. Aiuto! Sto cadendo. Ok. Aia, mi fa malissimo la gamba. Ale. Dove sei, Ale? Ale. È uscito. Ale, dove stai? Ale. Non c'è. Ale? Devo prendere l'ascensore. È qui? Ok, perfetto. Devo andare alla reception e chiedere se hanno visto qualcuno. Oppure se possiamo vedere dalle telecamere. Oppure posso stampare le foto dell'Ale e metterle a giro per la città, perché io sicuramente sono sicura al 100% che l'ho portata in un posto molto pericoloso. Quindi devo riuscire. Ok. Ho questa foto di Ale e adesso voglio stamparla. Ci metto una scritta tipo scomparsa e la faccio stampare alla reception. Ok, e poi andiamo a giro per Napoli a cercarla. Andiamo a chiedere alla reception. Ciao, scusate, avete visto questa ragazza? No, no, mi spiace. No? Zero, tu hai visto questa ragazza? Stai in questo hotel? È sceso le scale forse con un signore brutto, però va. Signori brutti tanti, ma... Ok, va bene. Poi, ok, facciamo così. Adesso io metto una scritta con scritto scomparsa, metto il numero di telefono e riesci a stamparmela, così la metto, certo, in giro un po' per Napoli. Vai. Grazie. Voi non avete visto niente? No. Zero. Ok. Ma neanche urlare, niente? No, non abbiamo sentito nulla. Ok. Ok, grazie mille, gentilissimo. Ok, andiamo. Ciao, grazie, scusate. Ciao. Ok, ragazzi. Sono uscita fuori e penso sia laggiù. È Ale. È Alessandra, sì, ragazzi, Alessandra. La sta portando lì. La sta mettendo lì. Ok, sono entrati. Devo riuscire a trovare un taxi. Ora sta andando là. Ok. È qui. Ok, devo riuscire a trovare un altro taxi. Può seguire l'altro taxi? Prego. Quello davanti. Grazie mille. Che c'è la mia amica che è stata rapita. Ecco il taxi laggiù, ok? Okay. Grazie mille. Prego. Ha girato di qua a controsenso, io non posso girare. Se vuoi ti lascio qui. Ok, è andato di là a destra? Sì, a destra. Ok, va bene, scendo allora. Grazie mille, la ringrazio. Prego. Quanto le devo dare? Sono 10 euro. Ok, tenga. Ok, grazie a lei. Detto che è andato per lì. Adesso proviamo ad attaccare questi fogli e vediamo se qualcuno ha visto lei. Così mi chiamano se qualcuno la vede. Ok. Top. Scusi, per caso ha visto questa ragazza? No. No, non l'ho vista. No, non l'ho vista. Ok, si può chiedere ai clienti magari che comprano qualcosa se hanno visto questa ragazza e se possono chiamare a questo numero. Grazie mille. Grazie. Ciao, grazie. No, lo tengo lei, grazie mille. Scusa, hai visto questa ragazza? Sì, l'ho vista, è passato da qui. L'hai vista? Dove è andata? Di là? Di là, non sbaglio. Sei sicuro? Ok, grazie mille. Prego.
Salve. Salve. Scusi, per caso ha visto questa ragazza? Sì, prima stavo scendendo di qua correndo e stavo scappando scendendo di precipizio. Davvero? Sì. Ok, allora posso chiederle se posso attaccare questo cartello qua? Grazie mille, gentilissimo. Perfetto. Ok, andiamo subito. Ciao. Inglese o italiano? Inglese. Ah, ok. Do you have seen this girl? Huh? No, yes. I don't know this. I don't know. Okay. I can you can take it, and if someone that come here have seen this girl, you can phone me at this number, okay? Okay. Thank you so much. Okay. Bye. Good job. Non riesco più a trovare ad Alessandro. Proviamo ad attaccarlo qua, così lo vedono più persone. Mi ha scritto un numero sconosciuto, forse hanno trovato Alessandra. Vediamo. Se vuoi prendere Alessandra, devi venire all'ospedale delle bambole, ti aspetto qui. Questo è direttamente quel vecchio schifoso che mi ha scritto. Ok, andiamo lì, cerchiamolo. Dov'è? Scusi, mi sa dire dov'è l'ospedale delle bambole? Che bella sirenetta che c'è laggiù. Grazie mille, gentilissima. Mi sa dire dove è l'ospedale delle bambole? Sì, allora, devi girare qui sulla sinistra, nel portone c'è scritto Palazzo Marigliano, all'interno trovi Ok, grazie mille, gentilissima. Prego, ciao. Ragazzi. Ok, tenga 10 euro, grazie signore per averli preso, e adesso vado da sola, ok? Ciao. E qua l'ospedale delle bambole. Andiamo a vedere se è qui Alessandra. E questo qua. Ok, sono entrata dentro. E così. Questo posto. Proviamo a vedere se c'è Alessandra. Alessandra non c'è. E questo è il posto, c'è scritto ospedale delle bambole. Non capisco perché mi hanno portato qua. Ragazzi, sono uscita da quel posto e non c'era nessuno, letteralmente nessuno. Alessandra non c'era, ho cercato dappertutto, non c'era. Non so più che cosa fare, io ve lo giuro ragazzi, scrivetemi giù nei commenti se siete di Napoli, se siete riusciti a vederla da qualche parte o nei direct di Instagram, vi prego, ho bisogno del vostro aiuto. Io non so più veramente che fare, devo cercare di mantenere la calma, io ho chiesto a tutte le persone possibili, immaginami di dove fosse e non riesco a trovarla. Adesso andiamo dai miei genitori, vediamo di trovare una soluzione. Grazie ragazzi che siete qua. E spero vivamente di riuscire a trovare Alessandra. Per piacere, scrivetemi giù nei commenti se l'avete trovata. Grazie. Ciao.